Lunghi minuti di applausi e tanta commozione hanno accompagnato l'anteprima internazionale di Hilo Vision, l'ultima opera in celluloide di Roberto Faenza, che ha ufficialmente aperto la 13ª edizione del Bari International Film and TV Festival. Il film racconta la storia del premio Nobel per la medicina Mario Capecchi, italiano naturalizzato statunitense che negli anni 40, nel pieno dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, tra padre militare nazifascista e madre americana anarchica e in stato di arresto, è sopravvissuto a un'infanzia in solitaria, tra un orfanotrofio e l'altro del Trentino, per poi a fine conflitto raggiungere uno zio negli States e iniziare a studiare le scienze. Il premio Nobel ha incontrato il pubblico del Bifest in una lectio magistralis al Petruzzelli di Bari. Secondo me è una storia talmente forte che dà alla gente una fiducia, una voglia di fare, una voglia di resistere, che mi sembra la chiave più bella del film. Lei è stato presente sul set alle riprese del film? No, però ci sono state tantissime conversazioni, mi hanno fatto tantissime interviste, poi loro sono andati nel nord dell'Italia a girare e la prima volta che ho visto il prodotto, non ancora finito, è stato a Roma e questa è la prima volta in assoluto che vedo il film completo. Che emozione è stata allora vedere il film completo alla fine? Beh, sicuramente l'emozione è stata grandissima perché sono riaffiorati moltissimi ricordi, alcuni belli, alcuni decisamente meno, direi proprio brutti, e credo che però il film contenga tutti gli elementi di questa storia e abbia questo messaggio importante, e cioè dobbiamo credere in noi.